Buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che ogni mattina faccio mentre mi reco sul mio posto di lavoro. Io ho un negozio di informatica in via Reierone II numero 12. Stamattina anticipiamo di una buona oretta questa diretta semplicemente perché ho un impegno lavorativo alle 8:30, per cui si anticipa tutto. Buon inizio di settimana, oggi è un lunedì splendido. Temperatura oggi sarà sicuramente non male, vediamo. Ho visto ieri il rapportino della protezione civile da arancio, per cui non dovrebbe essere molto elevata, speriamo bene. Comunque diciamo che almeno da quando sono rientrato io dalle ferie non ci sono stati i picchi di calore di prima che io partissi, per cui il tempo sembra andare per le buone, speriamo che non faccia il caldo che ha fatto un paio di settimane fa. Allora, oggi potrei parlarvi di tante cose. In questo fine settimana ho ricevuto molti messaggi sulle varie argomentazioni che trattiamo come Comitato Artisti Siracusani, ma anche come diciamo la mia libera professione, la mia attività commerciale. Sono arrivate segnalazioni di buche in tutta la città, via Santi Amato piuttosto che zona balneare, adesso la via non me la ricordo a memoria, e alle persone ho detto semplicemente che nei prossimi giorni faremo partire delle campagne raccolta fondi tematiche per coprirle. Alcuni mi hanno scritto: ah, ma perché non vi fate dare il bitume dal comune? E io a tutti replico la stessa maniera, dicendo che in realtà in un incontro col comune da parte loro partì l'iniziativa di donarci del materiale, del bitume, dei sacchi a freddo, ma poi non è mai arrivato nulla. Stiamo ad aspettare, se dovessero regalarcelo noi sicuramente ad oggi stiamo andando avanti con le nostre esigue forze e con le donazioni degli altri cittadini. Quindi noi siamo qui. Poi sono arrivate segnalazioni e domande per quanto riguarda la raccolta differenziata. Un cittadino mi ha fatto notare che con le nuove norme, anche andando presso il CCR, anche non pesando il rifiuto, è necessario avere con sé il proprio tesserino sanitario. Io in realtà non ero informato su questa novità, ho scritto a chi di dovere che mi ha risposto subito con le nuove norme: tutti i gestori, quindi anche Tecra, sono obbligati a censire chi lascia il rifiuto, per cui quando andate presso uno dei due CCR portate con voi sempre il tesserino sanitario, altrimenti non vi fanno scaricare i rifiuti. Poi sono arrivate segnalazioni un po' così. Se vi ricordate, l'altro giorno vi avevo detto che in una piazzetta a Siracusa erano comparse delle tabelle, quelle con la scritta zona sottoposta a videosorveglianza. Mi ha lasciato basito il fatto che queste tabelle non riportano il simbolo del comune, non è specificato chi è la persona responsabile. Sono delle tabelle che praticamente chiunque può comprare su Amazon e appiccicarle. Non nulla da dire contro, se come penso sia iniziativa del comune, io suppongo invece che il comune debba mettere un proprio simbolo, è un proprio referente. Vabbè. Il problema è che in quell'area stanno continuando a persistere gli abbandoni di rifiuti, quindi dobbiamo trovare una soluzione. Comunque nei prossimi giorni poi eventualmente vi dirò anche qual è la piazzetta. Poi sono arrivate diverse segnalazioni, vabbè, sempre tante persone che chiedono informazioni sugli ingombranti piuttosto che sulle aree balneari, perché il servizio non viene espletato. In questo fine settimana già abbiamo consegnato un centinaio di nuove locandine, quelle nostre del Comitato Artisti Siracusani, che aiutano nella buona pratica della raccolta differenziata. Un signore che abita a Fontana Bianca mi ha detto che la locandina è bellissima, però il servizio non va. Al che gli ho detto: guardi, semplicemente mi dia il suo indirizzo compreso il numero civico e girerò a chi di dovere, anche per segnalare il disservizio, perché evidentemente c'è qualcosa che non va.
Poi vabbè, come dire, questo fine settimana, come tantissimi, ho provato a trovare una pizzeria. Tutte le pizzerie dove ho provato a girare, chiamandoci prima di arrivarci, erano tutte piene. Io sono contento di questo perché evidentemente i ristoratori, le pizzerie, diciamo che stanno lavorando, sono contento di questo. Purtroppo siamo in un'area, ieri ho letto il comunicato di Musumeci, il presidente della regione siciliana, che ha messo 55 comuni in zona arancione, o comunque ci sono le allerte per diventare zona arancione. Credo, se non ricordo male, che una decina di comuni del Siracusano ne facciano parte. Siracusa no, fortunatamente. Sarebbe brutto ritornare ad avere dei limiti, no? Quindi, come dire, speriamo che tutto vada per bene. Niente, poi come concludere il discorso della pizzeria, io poi una pizzeria l'ho trovata telefonicamente. Guardi signora, possiamo un tavolo? Sì, quando venite? Adesso siamo già qua. Ok, arriviamo in pizzeria, entriamo, il tavolo ce lo danno subito. Il cameriere gentilissimo mi dice: chiaramente serve il green pass. Sì, tengo, tenga, eccolo. No, no, vabbè, non mi serve, come lo fa vedere. Scusi, ma oh, alla fine non ci hanno chiesto giusto un pallè, ma vabbè. E basta. Io adesso sono praticamente giunto sul mio posto di lavoro. Vabbè, tematiche, discussioni, ne potremmo trattare tantissime. ZTL, altre tematiche polemiche, però io preferisco evitare le polemiche. Bisogna essere costruttivi e positivi, per cui alla fine siano altri a prendersi polemiche, onori, meriti, demeriti. Sabato una signora mi ha mandato un messaggio: ma scusi, ma Piazza Euripide è ferma da un po', come mai i lavori sono bloccati? Ho detto: guardi signora, Piazza Euripide è ferma esattamente da 3 settimane, io non ne ho idea, ho fatto un paio di post sul mio profilo Facebook. Ma questa, e la signora poi mi risponde: ah, le solite cose alla siracusana. Io chiaramente poi non replico perché è troppo facile aizzare le persone contro, quindi basta. Purtroppo non lo so, siamo noi, è tipo la politica, non ne ho idea. Sinceramente preferisco costruire piuttosto che continuare con facili, facilissime polemiche. Io leggo molto, in maniera molto distaccata, tutte quelle che sono le polemiche politiche: chi oggi governa con questo, domani spara contro, chi è stato sempre contro, boh. E siccome la politica è purtroppo è fatta così, la politica è l'arte del dire mai dire mai, per cui chi mi conosce sa che c'è stato un periodo che ho provato a fare politica pensando di poter cambiare le cose, ma non cambierà mai nulla. Purtroppo ci vorranno un paio di 3-4 generazioni di ragazzi che pensano positivo e che magari potranno cambiare le vecchie abitudini di chi oggi purtroppo è presente su questo pianeta. Venerdì mi trovavo un incrocio via Maria Teresa Calcutta, messo al semaforo rosso sulla sinistra, perché dovevo girare a sinistra con la freccia messa, la macchina a destra, il semaforo rosso passa, la macchina dietro, il semaforo rosso di fila passa. Dietro di me c'era una signora e comincia a strompazzare con clacson, il semaforo sempre rosso. Io la guardo e dico: signora, ma è rosso? La signora mette la freccia a destra, mi sorpassa sulla destra e se ne va. Una macchina che in quel caso stava venendo sulla sinistra non l'ha presa per
un miracolo, chiamiamolo così. Come dire, sarà la temperatura, sarà il nostro modo che siamo sempre di fretta, sempre. Questa è purtroppo la situazione. Io non. Forse l'educazione civica, quella che una volta si studiava a scuola, credo che ormai l'educazione civica a scuola non si studi più. Purtroppo questa è la realtà, bisogna essere positivi, perché altrimenti corri il rischio di diventare come purtroppo la maggior parte delle persone, è così. E quindi cerchiamo di andare avanti. Oggi è lunedì, lunedì si va a lavorare. Più tardi, per chi volesse, potete già iniziare a scrivermi. Vediamo se riesco a veicolare la locandina della raccolta differenziata anche oggi in giornata. Chiaramente noi facciamo tutto con volontariato civico, quindi chi volesse gli stampiamo anche la locandina, non è un problema. Chi volesse aiutarci lo può fare facendo una piccola donazione. Ultima ora, c'è un camion che sta per entrare a Piazza Euripide. Forse, dico forse, si riaprono le lavori a Piazza Euripide, incredibile, dopo 3 settimane esatte. Ciao a tutte e a tutti da Salvo Russo.